Chiara Valentina Segre, buongiorno. Buongiorno. E benvenuta davvero qui nel nostro piccolo posto delle parole per condividere 13 storie di chi ha fatto la differenza. Il libro è intitolato Tutto il bene che puoi fare, il libro scritto da Chiara Valentina Segre insieme con Marco Annoni, le illustrazioni di Giovanna Gastaldi, il libro è pubblicato dalla casa editrice Lapis. Chiara Valentina Segre, biologa, dottore di ricerca in oncologia, si occupa da 10 anni di divulgazione scientifica e è responsabile della supervisione scientifica della Fondazione Umberto Veronesi. Ci racconta in che cosa consiste questa supervisione scientifica, Chiara Valentina Segre? Certo, il mio è un lavoro che io definisco sempre un ponte, perché io appunto provengo dal mondo della scienza, sono una ricercatrice di formazione e poi mi sono specializzata in comunicazione della scienza. Ho sempre avuto questa anima di raccontare, spiegare, che poi si traduce anche appunto nella mia attività di scrittrice, e in Fondazione Veronesi io e le persone che lavorano con me abbiamo proprio il compito di veicolare, trasmettere i risultati della ricerca scientifica che noi sosteniamo, ma anche in generale i contenuti della scienza, nel nostro caso medicina principalmente, alle persone che scienziati non sono, quindi ai ragazzi, ai giovani, alla società civile, proprio per creare questo dialogo tra mondo della ricerca e società. Eh sì, è un bel ponte quello che lei ci ha spiegato, ed è un ponte necessario affinché i ricercatori scientifici, coloro che sono dentro la ricerca ogni giorno, raccontino a noi che di scienza poco o nulla sappiamo, attraverso quella coniugazione del verbo divulgare, che è una coniugazione importantissima. E questo libro, dicevo, è stato scritto insieme con Marco Annoni. Se da una parte Chiara Valentina Segre è biologa, Marco Annoni invece è un filosofo. Come vi siete incontrati per poi scrivere questo libro? Allora, la nostra conoscenza in realtà scava un po' nel passato, proprio nella nostra formazione, perché io durante il dottorato di ricerca lavoravo appunto in laboratorio, un centro di ricerca a Milano, e Marco frequentava all'interno dello stesso centro di ricerca un altro percorso di dottorato in bioetica, ovviamente, ma che metteva anche i filosofi, i bioeticisti sul bancone. Quindi ci siamo di fatto incontrati laboratori di ricerca. Dopodiché le nostre strade si sono separate per rincontrarsi qualche anno dopo in Fondazione Umberto Veronesi, dove appunto io sono la responsabile della supervisione scientifica, e Marco invece collabora con noi in maniera strutturata per il coordinamento del comitato etico della Fondazione Umberto Veronesi. E quindi insomma ci siamo ritrovati poi dai banchi di scuola, possiamo dire così, poi sul lavoro vero e proprio. E da lì è nata poi l'idea di mettere insieme le nostre competenze. Io ero già una scrittrice per ragazzi pubblicata, per raccontare questi argomenti che sono un po' a cavallo tra la scienza e l'etica da un certo punto di vista. Tutto il bene che puoi fare. Però questo libro ci fa capire che il bene lo possiamo fare, ma per fare bene, il bene bisogna farlo bene, in sostanza, mi scuso per questo gioco di parole. E per fare bene il bene che possiamo fare, quale strada dobbiamo scegliere? Sì, questo è un punto molto importante del libro, perché si vuol far capire alle persone, ai ragazzi e alle ragazze che ci leggeranno, che è giusto seguire il proprio cuore, anzi il cuore è la prima fiamma che ci porta in empatia con gli altri, in empatia con gli altri esseri viventi, in empatia con l'ambiente, e quindi che ci spinge a voler fare del bene. Ma se vogliamo fare la differenza bisogna farlo col cervello, quindi cuore e cervello devono sempre andare di pari passo. C'è una storia che raccontiamo in cui si capisce come a volte seguire solo il cuore non basta, ma bisogna usare anche il cervello, quindi il metodo scientifico, per chiederci in che modo possiamo davvero fare la differenza. Prendiamo una strada che ragioniamo, pensiamo una strada che possa davvero arrivare a quell'obiettivo che ci siamo posti, perché il cuore dà la miccia, ma la razionalità, e questo è proprio dal punto di vista di una scienziata come me, è proprio la vita, la razionalità, il metodo scientifico, la programmazione può veramente aiutarci a raggiungere quell'obiettivo nel miglior modo possibile, in questo caso ad esempio fare del bene. Chiara Valentina Segre, in tema di scelte, quanto hanno contato
perché lei riuscisse nel suo sogno di diventare scienziata. Allora, devo dire, questa è proprio una bella domanda, ma io sono stata fortunata nel senso che ho avuto la possibilità di, almeno penso di essere stata libera nelle scelte che ho fatto nella mia vita, da parte delle persone che mi stavano intorno, ma sono perfettamente consapevole di essere nata nel posto giusto e forse nell'epoca, se non la più giusta, ma una delle migliori, almeno soprattutto essendo io una donna, e ho potuto realizzare ciò che mi ero prefissata da bambina, cioè la mia voglia di diventare scienziata e il mio obiettivo. E mi rendo conto che questa è stata anche una gran fortuna ed è uno dei motivi per cui poi abbiamo scritto questo libro, è proprio quello di far capire che soprattutto chi ha la fortuna di essere avvantaggiato rispetto ad altre persone in altre parti del mondo ha un dovere morale di cercare di migliorare il mondo per le altre persone, ma per l'ambiente in generale. Quindi questa è stata per me un'ulteriore spinta nella scrittura di questo libro. E noi d'altra parte, cara Valentina Segre, sia adulti che bambini, le scelte le facciamo anche sulla base di quello che viviamo, delle persone che conosciamo, dei nostri sogni e in sostanza anche sulla base di esempi. E questo libro è un libro di esempi, no? Potremmo dire, come si diceva una volta, dei modelli di comportamento. Sì, proprio questo libro, così come quello che l'ha preceduto, sempre per l'Apis, scritto da me e Marco Annoni, nasce proprio in questo modo, cioè voler parlare di questi argomenti non solo in maniera astratta, ma in maniera molto concreta, portando modelli, portando storie di tutto il mondo, uomini e donne, epoche diverse in diverse parti del mondo, storie molto diverse fra loro. Per far vedere proprio che non sono argomenti astratti, ma reali, cioè che queste cose accadono, accadono veramente. Il mondo non è solo un posto pieno di cose brutte, e me ne sentiamo tante anche di questi ultimi giorni, vorrei dire, ma ci sono anche tante cose belle. E un'altra cosa importante che speriamo sia passata e passerà attraverso la lettura di questo libro è che a volte non bisogna, anzi, non bisogna essere dei supereroi per fare la differenza. Ognuno di noi lo può fare. Scegliendo, compiendo appunto delle scelte, perché questo è un po' il nodo centrale, in ciò che la vita gli pone sul suo cammino. E la vita pone sul suo cammino anche un libro, no? Anche un libro può essere un oggetto di scelta, per esempio, tutto il bene che puoi fare. Nell'introduzione, scrivete che non sono certo tempi facili, e quando mai forse sono stati, no? Guerre, clima impazzito, crisi alimentare, non c'è telegiornale o sito di notizie che non riporti fatti di cronaca nera, tensione internazionale, disastri naturali. Non proprio quella che si dice un'iniezione di fiducia nel futuro, vero? Beh, è arrivato il momento di spegnere la televisione, lo smartphone e prendere in mano questo libro. Prendiamo in mano questo libro, facciamo come diciamo noi qui nel posto delle parole, questo gesto rivoluzionario di prendere in mano tutto il bene che puoi fare, ad esempio, abbassare gli occhi e cominciare a leggere. E cominciare a leggere, per esempio, partendo da una parola, la parola aiuto, perché da soli non possiamo farcela. E la parola aiuto vede, per esempio, in Henri Dunant, una figura straordinaria, colui che ha creato la Croce Rossa. Esatto, tra l'altro appunto uno delle prime persone a vincere il premio Nobel per la pace, anzi forse il primo anno che fu istituito questo premio Nobel. Henri Dunant era un uomo, un mercante, un uomo d'affari, svizzero, quindi di nuovo un uomo bianco della fine dell'Ottocento, quindi un privilegiato, quello che noi chiameremmo tuttora un privilegiato, che aprendo gli occhi e trovandosi all'interno di una situazione terribile, una guerra su suolo italico, quindi a casa nostra, era l'epoca era il Risorgimento sostanzialmente, c'erano le truppe napoleoniche nella famosa battaglia di Solferino, in cui ci fu una vera e propria carneficina, si scontrarono tre eserciti ed era una distesa di morti, ma una distesa di feriti in condizioni terribili, non molto diverse da quelle che ci sono in certe zone del mondo proprio in questi giorni, a dir la verità. E lui cosa? E vide che le persone dei paesi intorno a Solferino si davano da fare per aiutare i feriti. E
indipendentemente se fossero appartenenti all'esercito dei difensori, all'esercito degli invasori. In quel momento erano solo esseri umani che stavano soffrendo e che avevano bisogno di aiuto, e Henri Dunant si diede anche lui, si unì insomma alla popolazione locale per dare una mano. E quando tornò in Svizzera, questa vicenda che aveva vissuto l'aveva turbato talmente tanto che si adoperò, poi spese sostanzialmente il resto della sua vita, prima scrivendo un libro e poi agendo proprio in prima persona, per istituire un organo in cui coloro che assistevano i feriti di guerra in qualunque parte del mondo dovevano poter godere dell'immunità, cioè nessuno avrebbe dovuto attaccare le persone, che i civili o non, che aiutavano persone ferite dalla guerra. E questo può sembrare adesso a noi scontato, ma forse non lo è così tanto. Quella fu la nascita della Croce Rossa. Molte organizzazioni internazionali come Medici Senza Frontiere e molte altre adesso operano in luoghi di guerra sotto questo principio, cioè il principio di non, in teoria, di non essere colpiti perché stanno prestando soccorso indipendentemente dalla provenienza etnica o religiosa di coloro che sono feriti. E questo è un principio di umanità incredibile, se ci pensiamo. Questo libro è un libro destinato ai ragazzi, ma questa è una definizione che lascia il tempo che trova, perché è destinato a tutti quanti questo libro, perché ci fa scoprire non solamente delle cose che arrivano dal tempo passato, ma anche da un tempo anche molto vicino a noi, come per esempio un uomo ad Aleppo in Siria, un certo Muhammad, l'uomo dei gatti di Aleppo, una storia straordinariamente toccante e bella. E anche qui torno a utilizzare la parola esempio, perché questa è un'altra storia esemplare da cui prendere e cominciare a guardare il mondo in maniera diversa, meno negativa. Sì, questa è una storia che mi colpì molto, me la fece conoscere una mia amica scrittrice che un giorno mi chiamò e mi disse: ho un progetto di beneficenza, mi hanno commissionato dei brevi racconti per un'azienda che vuole omaggiare i suoi dipendenti, i suoi fornitori di questo librino, e anziché essere pagata voglio fare una donazione a questo santuario di Ernesto in Siria, fondato appunto da quest'uomo siriano, così io venni a scoprire dell'esistenza di questo posto straordinario. Adesso è diventato un santuario molto grande, con tantissimi animali, non solo gatti, ma cani, mucche, tutti gli animali possibili e immaginabili, che ovviamente vivono a contatto con l'uomo e che si trovano anch'essi vittime della guerra. Sappiamo che in Siria c'è tuttora una guerra civile da oltre 10 anni, con gravissimi drammi umani e umanitari, ma non si pensa che anche gli animali sono vittime, così come lo sono i bambini, no? Tra le vittime più dimenticate della guerra, così le definiva. E quest'uomo ha deciso con dei veterinari locali di fondare questo luogo dove ospita, salva, accudisce e cura, fornendo appunto cure a tutti gli animali rimasti senza padrone a causa appunto della guerra, delle migrazioni di massa dei siriani, che sono lasciati a se stessi perché nessuno si può più occupare di loro. In questo luogo ospitano anche bambini orfani, che sono rimasti orfani sempre a causa della guerra, che danno una mano ai volontari e ai veterinari, diciamo agli adulti del luogo, per accudire questi esseri viventi. E questo per loro, posso dire, è un salvavita, un salvanima, perché immaginate dei bambini che hanno vissuto gli orrori della guerra civile, la capacità di potersi prendere cura di un essere vivente ancora più indifeso, è il miglior vaccino contro la cattiveria, l'aridità che potrebbe prendere il cuore di questi bambini, perché immaginiamo che cosa hanno vissuto e stanno ancora vivendo. Quindi ecco, anche qua persone straordinarie che fanno cose che possono sembrare straordinarie, lo sono in realtà, ma sono reali, non è immaginazione, ecco. 13 storie vere e 10 parole chiave dell'altruismo: aiuto, ricerca, responsabilità, donazione, educazione, opportunità, diritti, one health, cioè una sola salute, differenza e futuro. A quale parola è più legata Chiara Valentina?
Questa è una scelta difficile. A me piace molto tutte, ma io direi sono molto legata al concetto di One Health, forse anche per il lavoro che faccio, che è quello che ha a che fare con la salute, lo abbiamo visto negli ultimi 3-4 anni. L'essere umano, l'umanità deve capire, lo sta capendo, ma a fatica, che il pianeta è uno solo. Non abbiamo un pianeta B, come si dice, che la felicità e la sopravvivenza dell'essere umano non può essere separata dal rispetto per le altre forme di vita, animali e vegetali, e per il pianeta nel suo complesso. Siamo un unico grande essere vivente da un certo punto di vista. E quindi, ecco, dobbiamo entrare in quest'ottica di ragionamento. Fare il bene degli altri vuol dire anche prendersi cura non solo dell'umanità, ma di tutti gli esseri viventi e del pianeta in generale. Quindi questa è una parola, un concetto che a me sta molto a cuore. Io sono anche mamma di 3 figli e quindi per il loro futuro, insomma, questo è una delle parole chiave a cui sono più affezionata. Nicolò, Samuele, Lea, a tutte le nuove generazioni, vostro è il futuro di questo nostro mondo ed è questa la dedica che Chiara Valentina Segrea ha voluto mettere nero su bianco per questo nuovo libro scritto insieme con Marco Annoni, il libro Tutto il bene che puoi fare, pubblicato dalla casa editrice romana Lapis. Ma prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Sto leggendo un libro bellissimo, è per ragazzi, ma anche secondo me vale per tutti, si intitola I ragazzi dei cavalli. Non mi ricordo il nome, l'autore, ahimè. È la storia di Ragazzi dei questi. cavalli è pubblicato da Fandango, se non È ricordo male, bravissima, vero? Fandango, esatto, I ragazzi dei cavalli. Sono all'inizio, ma ho letto le prime 45 pagine, ma mi sta prendendo tantissimo, è una storia bellissima, lo consiglio. Grazie davvero, Chiara Valentina Segre, e buona Grazie. giornata. A lei, arrivederci.